È uscita la Denon Prime 4, la rivoluzione delle console. Spesso mi chiedete dei consigli su acquisti di attrezzature, sui controller per DJ, le console, eccetera. È arrivato quindi il momento di annunciare una novità molto interessante per il 2019 appena cominciato. Lo ha scritto DJ Mag in esclusiva in anteprima, ed è stata presentata proprio in questi giorni al NAMM di Los Angeles la nuova Denon Prime 4, che è una console standalone. Standalone vuol dire che non c'è bisogno di un computer per poter utilizzare tutte le varie funzionalità digitali al suo interno. Lo dico fin da subito, non sono sponsorizzato da Denon né da qualche altro concorrente, è semplicemente un'opinione su quello che è un oggetto appena uscito. La Prime 4 è una console a 4 canali con uno schermo touchscreen 10 pollici, quindi praticamente grande come un tablet, nel quale si possono utilizzare tutte le funzionalità dell'Engine Prime. L'Engine Prime è il programma di gestione, ricerca e della musica. Quindi puoi vedere i 4 deck sullo schermo ed interagire in tempo reale sulle tracce, senza bisogno, lo ripeto, che queste siano provenienti da un computer. Lo schermo è una delle particolarità più importanti di questa console. È uno schermo di 10 pollici, quindi molto grande, che si può regolare in altezza, cioè nell'inclinazione. Si può andare con le dita ad allargare, quindi a vedere l'inviluppo delle tracce e la definizione veramente buona, oppure fare la ricerca nel browser di tutto quello che c'è caricato sul programma. La Denon Prime 4 è una console straordinaria con un sacco di funzionalità. Gli ingressi USB fino a 4, la possibilità di collegarci un hard disk per la musica, la possibilità di collegarci via USB una tastiera se non si vuole interagire con il touchscreen, la possibilità di registrare il set sia su USB, su SD o su SSD, quindi collegarci un hard disk direttamente alla console. Il programma consente la gestione in tempo reale delle tracce, la ricerca, la messa a tempo, l'individuazione dei punti di cue, i loop, l'utilizzo degli effetti, ci sono fino a 14 effetti digitali, echo, riverberi e quant'altro. Poi ci sono i tasti per i punti di cue, i loop e il jog molto grande con un altro schermo a colori all'interno. Una novità particolarmente interessante è la possibilità di avere due zone separate con musica diversa e con un canale dedicato, per esempio, a una zona 2 per poter inserire una playlist da un'altra parte collegata ad un altro impianto e avere una gestione sul canale, quindi con tutte le funzionalità, equalizzazioni, eccetera. E risulta quindi un oggetto molto pratico e comodo, anche perché, pur essendo comunque abbastanza grande, il peso non è così eccessivo. Una console adatta per chi deve girare molto, per chi fa eventi, per chi ha bisogno di situazioni dove ci sono musiche diverse contemporaneamente, oltre che può essere interessante anche per un locale che vuole dare la possibilità a tutti di arrivare semplicemente con un hard disk e utilizzare tutto quello che si può fare con una console per DJ. La curiosità è molta. Il prezzo di partenza non è così eccessivo, è molto competitivo e quindi Denon cerca veramente di attaccare il mercato delle console e dei controller per DJ e vedremo poi come reagiranno gli altri competitor, cosa verrà fuori nel corso dell'anno. Per le informazioni tecniche vi lascio tutta una serie di link in descrizione alla pagina ufficiale di Denon DJ, al canale YouTube di Digital DJ Tips che fa proprio la presentazione del prodotto al NAMM, quindi tutta una prima occhiata, una prima analisi del prodotto. Non ho avuto la fortuna di provarlo, però vi linko in descrizione e alla fine del video la performance di Ethan Leo, che è un follower di Essere DJ Oggi, che saluto e ringrazio, e si è messo a disposizione anche per fornire alcune informazioni sulla console. E vi consiglio di guardare il video, magari anche su Instagram, perché vi fa capire fin da subito le potenzialità di questo oggetto. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, continua a seguirmi su Essere DJ Oggi e alla prossima!